Il Covid non ferma la solidarietà. La Tricesta Onlus, l'associazione donazione ricerca italiana cellule staminali trapianto e assistenza, ha lanciato l'iniziativa È ora di donare, volta al sostegno del sistema sanitario abruzzese. Sono stati diversi personaggi celebri, i politici, le società sportive e le associazioni di volontariato che hanno aderito, sensibilizzando la comunità e invitandola a donare. Ho raccolto l'invito da parte della Tricesta di aiutare una raccolta fondi per l'acquisto di materiale necessario ai medici e operatori sanitari dell'ospedale civile di Pescara. La Tricesta conferma l'attività meritoria che ormai da anni fa sul tutto il territorio regionale. Oggi è giornata importante perché c'è un'ulteriore donazione per diversi enti, a testimonianza che in questo periodo ancora di più le persone per bene si fanno valere e danno segnali tangibili. Quindi non posso che fare un plauso sia da cittadino ma anche da consigliere regionale alla Tricesta e a Carla Panzino, che da sempre è prontissima a dare segnali fondamentali. Noi abbiamo deciso di aderire all'iniziativa che Carla Panzino e la Tricesta ci ha proposto perché purtroppo da marzo siamo fermi, non possiamo più andare in ospedale dai nostri bambini e in altri reparti, non possiamo più portare i nostri sorrisi concretamente, e allora abbiamo pensato di sostenere comunque l'ospedale in questo momento così difficile. Quindi abbiamo partecipato alla raccolta fondi, ma poi soprattutto una cosa continuiamo a fare, continuiamo a dire e a diffondere il messaggio che anche nella sofferenza, anche nella difficoltà, anche nella tragedia che stiamo vivendo, però il sorriso deve sempre rimanere. Quindi è la nostra filosofia da sempre, quindi affrontiamo tutto con gioia e allegria, anche se magari qualche volta può sembrare un approccio un po' infantile, non è così. Il sorriso aiuta ad affrontare meglio la sofferenza, ecco perché ce lo siamo messi pure sulla mascherina. Ecco, appunto, il vostro è un lavoro che si basa molto sull'empatia, sul contatto diretto. Ora che c'è questa crisi sanitaria in atto, cosa è cambiato per voi? Una domanda un po' difficile questa. È cambiato che dobbiamo usare di più gli occhi e dobbiamo cercare comunque di trasmettere lo stesso l'empatia in quello che riusciamo. Lavoriamo molto di più sul web adesso. E nel senso che abbiamo fatto il festival, abbiamo fatto la sfida del sorriso e abbiamo chiesto a tutte le persone di mandarci messaggi di energia, di sorriso, proprio per invogliare le persone. Questo è il piccolo strumento che possiamo usare adesso, ma siamo in attesa di ricominciare perché non ce la facciamo più a non avere il contatto diretto con le persone. Grazie al contributo di tutti sono stati raccolti 12.000 euro. La somma è stata devoluta all'ospedale di Pescara. Questa bellissima iniziativa È ora di donare è un'iniziativa di grande solidarietà sociale, di un abbraccio che arriva da tante persone, dal mondo dello sport abruzzese, dal mondo della politica e dal mondo del volontariato tutto. Quindi non possiamo non credere che l'Unione faccia la forza, e quindi È ora di donare è partita a ridosso proprio della pandemia che ci ha colpiti a marzo, e è un'idea che ci è venuta di sera parlando con i vari volontari e l'abbiamo messa in atto. Non pensavamo di raggiungere un ottimo risultato, soprattutto che continuasse, quindi abbiamo aperto canali sulla rete del dono, canali YouTube, abbiamo potenziato Facebook, addirittura abbiamo coinvolto personaggi di tutto l'Abruzzo che potessero aiutarci a raccogliere fondi per l'ospedale di Pescara, però non potevamo rimanere fermi solo all'ospedale di Pescara. Per il Covid ci siamo diretti per l'ospedale di Pescara, ma sono arrivati anche fondi perché c'erano delle richieste per altri reparti e anche di altri ospedali che avevano delle necessità. Il centro di diabetologia regionale pediatrica diretta dal dottor Tumini aveva bisogno addirittura di mascherine, infatti noi ne abbiamo fatte fare all'inizio quelle semplici chirurgiche e non si trovavano, ma adesso ne abbiamo fatte fare alcune personalizzate ad hoc per i bambini che affluiscono a questo centro e sono tanti. E l'istituto dei tessuti e biobanche della ASL regionale, che è un punto di riferimento regionale presso la sede di Pescara, nella ASL di Pescara, aveva bisogno di frigoriferi da trasporto per il plasma, e sappiamo tutti quanto sia importante. L'ospedale aveva bisogno comunque di fondi per procedere all'acquisto di tante attrezzature, quindi abbiamo donato sia tramite dei bonifici, abbiamo acquistato anche delle attrezzature non tutte visibili, ma abbiamo pensato anche di sostenere chi ci sostiene sempre.
sempre nelle varie manifestazioni, che sono la Croce Rossa, che attraverso l'ausilio del personale di soccorso e le ambulanze interviene alle nostre iniziative benefiche, ma anche i Vigili del Fuoco, che fanno sempre questi controlli a titolo gratuito, proprio perché sanno che tutte le iniziative da noi svolte sono sempre a favore della comunità e sempre solidaristiche. E a questo punto abbiamo voluto anche donare, perché i defibrillatori sono molto necessari. Noi abbiamo attivato anche tanti anni fa una campagna di SOS proprio per l'uso del defibrillatore, che manca anche nei centri commerciali, ma attraverso questa unione, attraverso anche tante altre associazioni di volontariato che ci sono vicine da sempre e che ci hanno sostenuto perché hanno creduto in noi, e noi siamo riusciti ad ottenere questo risultato. Permettetemi di leggere comunque, perché devo leggere perché sono tanti. Innanzitutto voglio ringraziare i Lions Club di Ortona per questo aiuto che ci hanno dato, e il Kiwani Schieti Pescara Gabriele D'Annunzio, perché anche loro fanno parte di questa cordata. E poi voglio ricordare i testimonial, che sono in ordine alfabetico: Anthony Aliano, Antonello Angiolillo, Mila Cantagallo, Arianna Ciampoli, Gio Di Tonno, Tiziana Di Tonno, Michele Di Toro, Jennifer Di Vincenzo, Maico, Paolo Minnucci, Vincenzo Olivieri, Marco Papa, Dario Ricchizzi, Sebastiano Somma, Guerino Testa, Milo Vallone, e le associazioni Abruzzo Nomade, GAL, Gruppo Abruzzese Linfoni, Will Clown, sempre con noi, le società sportive Acque Sapone Calcio a 5, Amatori Basket, Pescara Calcio e Pescara Calcio a 5. Perché? Perché tutti hanno fatto uno spot, un video messaggio per invitare i loro amici e i loro sostenitori a sostenere questa iniziativa. È ora di donare. È sempre ora di donare, quindi un 5 per 1000, ma anche una donazione fiscalmente detraibile, potrà sempre aiutare tutti noi che lavoriamo dal punto di vista del volontariato puro e vero all'interno degli ospedali. La sua associazione si occupa di solidarietà ormai da diverso tempo. Crede che con questa pandemia in corso le donazioni siano il senso di comunità all'interno appunto della società sia aumentata oppure no? Allora, le persone, quelli fidelizzati, ci sono vicini. Molte però delle persone che ci sono sempre state vicine stanno avendo dei problemi, perché sono imprenditori, sono commercianti, e sappiamo tutti quanti problemi stiano attraversando. Alcuni addirittura sono famiglie che da marzo non percepiscono neanche, non voglio fare una polemica, ma non percepiscono ancora neanche la cassa integrazione, e sono padri di famiglia che ci hanno sempre sostenuti, professionisti che ci hanno sempre sostenuti, e che adesso da marzo non percepiscono più il reddito di famiglia con moglie e figli a carico. Quindi certo, si è ridotta, il nostro gettito contributivo si è ridotto di circa il 60%. Adesso stiamo cercando di sviluppare con professionisti altre possibilità donazionali attraverso i social. Diciamo che il social in questo momento è utile, anche se non c'è il contatto diretto. È per questo che noi vogliamo sempre testimoniare l'utilizzo dei fondi, perché la base imprescindibile della nostra associazione è la trasparenza sull'utilizzo dei fondi, e chiunque deve vedere come noi utilizziamo i fondi. Oggi mancano qui i Vigili del Fuoco, ma ci sono in atto prossime, probabilmente le dovremmo fare solo con le fotografie, donazioni anche per il reparto di ortopedia dell'ospedale di Pescara, per il reparto di oncologia abbiamo una donazione prossima. Ma non solo i soldi per l'ospedale di Pescara. Come anticipato dalla presidente Panzino, l'associazione ha donato molto altro, dalle mascherine ad importanti strumentazioni mediche, come ad esempio i contenitori per il trasporto di sangue e altri campioni organici, che sono stati donati all'Istituto dei Tessuti e Biobanche regionale della ASL di Pescara. Per quanto riguarda la donazione, nonostante questi momenti Covid, noi ringraziamo la Dricesta, perché questi contenitori serviranno per il trasporto di unità di sangue cordonale, per il trasporto di campioni, perché voi è importante sapere che tutti i prodotti, gli emocomponenti, i prodotti di cellule staminali devono essere trasportati secondo normative di legge. Queste normative di legge richiedono che i contenitori siano dei contenitori che rispecchiano dei requisiti, in quanto devono essere coibentanti, quindi lasciare una temperatura refrigerata tra i 2 e i 10 gradi, e all'interno ci deve essere una tracciabilità della temperatura, e quindi devono essere allestiti con determinati dispositivi. Tutto questo perché quelli che avevamo erano usurati, nel frattempo l'azienda sta
espletando, diciamo così, una gara per acquistare dei dispositivi molto più sofisticati che dovranno appunto garantire questi requisiti di legge. Ringraziamo la Dricest e tutti i volontari che lavorano per noi, in quanto la Dricest è stata sempre al nostro fianco e in ripetute occasioni ha già fatto tante altre donazioni. È stato acquistato anche un computer di ultima generazione e altri strumenti da ufficio, così da ammodernare il centro regionale di diabetologia pediatrica della ASL di Chieti. In Abruzzo infatti sono circa 600 i minori affetti da diabete. In una scuola abruzzese con 1000 bambini, statisticamente vi sarebbe un alunno diabetico. Iniziativa di solidarietà e di divulgazione di patologie che almeno in parte sono ancora poco note, quindi quando si rende dotta la popolazione del fatto che esistono delle aree più sfortunate, particolarmente nell'infanzia, per le quali un gesto di solidarietà o anche semplicemente una maggiore conoscenza arreca notevoli benefici in termini anche di qualità di vita, no? Pensiamo all'integrazione nella scuola di un bambino con diabete. È chiaro che se ha di fronte un insegnante che è preparato, il suo inserimento sarà molto più facile. Se viceversa questo insegnante non ha ricevuto nessuna informazione, non è stata istruita, probabilmente sarà più problematico inserire questo bambino nel mondo della scuola. Quindi per il diabete in particolare esistono dei correlati di quotidianità che vanno dalla vita in famiglia, alla vita nella scuola, alla frequentazione degli amici, dei compagni, che richiedono uno sforzo educativo enorme, quindi con necessità di personale molto qualificato, di personale sempre aggiornato. Pensiamo che durante l'emergenza Covid acutamente si è sviluppata un'assistenza in telemedicina che in una percentuale di casi che negli anni precedenti non era nemmeno immaginabile. Questo è stato da un lato un bene, dall'altro ha fatto emergere delle criticità, cioè la necessità per esempio di personale medico ed infermieristico soprattutto in grado di utilizzare al meglio queste tecnologie. E poi un defibrillatore è stato donato alla Croce Rossa, uno strumento indispensabile sulle ambulanze, i cui volontari in questo periodo di emergenza svolgono anche mansioni che non sono strettamente sanitarie. La Dricesta ci ha fatto un regalo che è davvero utilissimo. Il defibrillatore è uno degli strumenti più importanti, quelli più preziosi che abbiamo sull'ambulanza, ma allo stesso tempo è quello che speriamo di utilizzare il meno possibile. Purtroppo però i dati dicono ben altro. In Italia abbiamo circa ogni anno 60.000 arresti cardiaci e l'importanza del volontario è proprio quella di riuscire ad agire tempestivamente e in maniera corretta, e appunto serve uno strumento come quello che ci hanno regalato oggi. E purtroppo appunto in questo periodo stiamo affrontando davvero tantissimi servizi, davvero tantissime problematiche sia sanitarie che non, ci sono tantissimi utenti che si ritrovano in isolamento domiciliare a casa e quindi noi dobbiamo andare a svolgere le loro mansioni, diciamo, primarie, come appunto andare a fare la spesa, portare a casa le medicine, i farmaci, oppure appunto andare a pagare le bollette, che sono cose che diamo spesso per scontato, ma che in realtà sono appunto le attività imprescindibili per tutte le persone. E in questo periodo appunto si è reso necessario anche questo regalo di Adricessa, che è stato fondamentale e che andrà in supporto a tutta la flotta di mezzi e di strumenti di cui disponiamo. Presente con l'associazione anche l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che ha ringraziato Adricesta a nome dell'Abruzzo. Esprimo un plauso all'Adricesta, un'associazione che è sempre vicina alle istituzioni attraverso delle donazioni importanti che sono a sostegno del sistema sanitario. In questo momento particolare riguardo la ARS di Pescara vengono fornite delle attrezzature all'avanguardia. Football.